questa giornata del 10 settembre 95 si consegna alla storia umana di Rocchetta Sant'Antonio come una delle giornate più straordinarie e umanamente convulgenti che questa piccola comunità abbia mai vissuto. Sono combattuto onestamente fra l'essere inorgoglito per una manifestazione così culturalmente rilevante, quale la celebrazione di un premio Strega di una nostra concittadina, e ciò nonostante prevale un grande sentimento di tristezza e di dispiacere per il fatto che Maria Teresa, la destinataria unica di questa manifestazione, non sia fisicamente più con noi. Per chi crede in un'altra vita sarà forse una consolazione sentirla comunque in mezzo a noi, magari sorniona e ironica, così come era solita essere lei. Cari ospiti, cari amici, un benvenuto a tutti. Sono lusingato di annoverare gente autorevole venuta da ogni luogo pur non conoscendo Maria Teresa, conoscendo solo il suo libro. Ringrazio in particolare con affetto tutti i sindaci presenti, i consiglieri provinciali, un particolare che sono venuti anche dall'Irpinia e dalla Basilicata, un particolare saluto, consentitemi, al giudice Alessandro Del Pesce che ci ha voluto onorare della sua presenza, e devo leggervi, perché così mi è stato richiesto, un telegramma, un fax che il sindaco Rutelli di Roma mi ha pregato di leggere perché non è potuto essere presente a questa manifestazione, così anche altri sindaci, il sindaco di Cerignola, perché in contemporanea si svolse l'ultima giornata della fiera a Cerignola. Caro sindaco, cari amici Rutelli, mi spiace molto non poter prendere parte a questa giornata in onore di Maria Teresa, ma i miei impegni del Comitato Europeo delle Regioni mi ritengono in questi giorni a Bruxelles. Potrei parlare a lungo di Maria Teresa di Lascia così come l'ho conosciuta e vissuta durante la nostra parte di comune percorso politico nel Partito Radicale. La particolare passione per ciò che faceva e ciò in cui credeva hanno fatto di lei un personaggio unico, dotato di una personalità irripetibile. Ciò che ricordo di lei con maggiore vividità era la sua enorme disponibilità nel discutere, a volte disperatamente, anche con chi la pensava molto diversamente da lei. Questo sapeva farlo con una generosità pari alla sua irruenza. Ma forse oggi, se Maria Teresa fosse qui con noi, vorrebbe si parlasse esclusivamente della sua opera letteraria, che è il pregio innanzitutto di meritare tale definizione. Non sarò il primo né l'ultimo a definire Passaggio in ombra un bel libro che si fa leggere con notevole fluidità. Vorrei sottolineare però la forza che la protagonista trasmette sempre, anche nelle descrizioni che vorrebbero indurre il pensiero a delle sconfitte totali ed inevitabili. In questo ho rivisto più che mai Maria Teresa, che ci ha lasciato con questo libro un grande dono. Quest'oggi sono al vostro fianco per ricordare e rendere omaggio a Maria Teresa e al suo passaggio in ombra, che è stato in realtà un passaggio molto luminoso. Francesco Rutelli, sindaco di Roma. Un grazie comunque va agli sponsor. Sono quelli che hanno consentito, insieme all'amministrazione comunale, la realizzazione di questa giornata omaggio a Maria Teresa. Un saluto e un grazie a tutti i partecipanti al dibattito che presenteremo nel corso della serata. Per organizzare al meglio questa giornata non vi nascondo che ho dovuto mobilitare fisicamente tutta una squadra di persone che vi citerò e ringrazierò, affinché tutto fosse presentato al meglio, con grandi sforzi, soprattutto perché il nostro piccolo paese non offre per il momento né spazi né strutture, né è abituato a gestire eventi così unici e nella fattispecie così particolari. Pensando anche al tempo incerto, abbiamo dovuto creare la doppia opzione: è pronta la palestra completamente, doveva essere pronta nel caso di pioggia, che mi sembra che questa sera ci ha graziato. Non so se tutto l'andamento della serata, per quanto sia stata preparata, sarà soddisfacente. Consentiteci il beneficio di averci messa da tutta con la testa, ma soprattutto con il cuore. A questo proposito non vorrei più parlare da sindaco, ma da amico di Maria Teresa, della famiglia, di Franco in particolare. Dispiace, con rammarico,
che non può essere presente oggi a Rocchetta, il padre, perché come sapete è ricoverato a San Giovanni Rotondo. Gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione. Quando ero a Roma, in occasione della serata dello Strega, io sentivo intimamente che l'affermazione più clamorosa sarebbe stata attribuita proprio a lei, perché di Maria Teresa non mi sorprendeva ormai più niente, neanche questo talento letterario che sfortunatamente postumo è stato poi riconosciuto. Donna poliedrica e passionale, lei non amava la mediocrità né le mezze misure. Pertanto tutto ciò che pensava o faceva o diceva aveva sempre un impatto forte e diretto su cui era vicino. Anche nella sua scrittura, la luminosità e la ricchezza del linguaggio non potevano non essere debitamente considerati dall'intera critica nazionale. Quando abbiamo pensato di organizzare questa giornata omaggio, abbiamo tentato di dare un taglio diverso e più umano, poiché ha ragione, di Maria Teresa si conosce ormai tutto dal punto di vista letterario e forse politico, ma da poco da quello squisitamente più privato. E per questo, per non fare l'ennesima presentazione del libro, che ormai è solo 200.000 copie di vendita, che ci siamo avvalsi della cortese collaborazione di amici di Rocchetta, scelti dalla famiglia, di Napoli e di Roma, per far capire a tutti, anche a coloro che non hanno mai avuto la possibilità di conoscerla, quali fossero anche i suoi percorsi di vita interiore. Ed a questo concetto che vorrei agganciarvi, scusatemi se devo rileggere un'altra cosa, per leggervi alcuni brani di questa lettera giuntami dalla signora Maria Marcone, sorella di quel Franco Marcone ucciso recentemente a Foggia per non essersi piegato alla criminalità locale. Vedete, questa signora non conosce, non ha mai conosciuto la difesa, eppure mi dice, ha sentito il bisogno di comunicare la sua ammirazione e il suo appoggio alle lotte civili portate avanti dalla nostra Beatrice, e mi scrive: caro sindaco, mi congratulo con lei per la giornata omaggio a Rocchetta che Rocchetta Sant'Antonio dedica a Maria Teresa di Lascia, una sorella minore per me, che mi rammarico di non aver avuto il tempo di conoscere e di abbracciare, sia per il suo grosso impegno civile che per la sua scrittura folgorante. Abbracci per me, la prego, il padre, il marito, e mi consideri presente in spirito a questa bella e giusta commemorazione. Il tempo della vita è quello che è per ognuno di noi, e non importa quanto, ma come si è vissuto. Maria Teresa nella sua pur breve vita ha avuto il privilegio di fare le scelte più significative ed importanti, che le consentono di vivere tra noi oltre la vita e di essere amata anche da chi non l'ha mai conosciuta come lei. Andarsene così presto le ha consentito anche di allontanare da sé le meschinerie e le invidie, inevitabili compagne di un cammino di successo. Condivido pienamente la campagna da lei fortemente voluta contro la pena di morte e per la sua abolizione in tutto il mondo entro il 2000. Le accludo il mio manifesto Nessuno tocchi a me, che è la prosecuzione ideale della lotta di Maria Teresa, non antagonista del Nessuno tocchi Caino, ma di appoggio a questa iniziativa, anche se di portata più universale, ispiratami dall'assassino di mio fratello Franco Marcone, che il 31 marzo scorso, come lei sa, ha versato il suo sangue innocente pur di rimanere fedele al senso di onestà e di giustizia con cui svolgeva il suo lavoro al servizio non dello Stato ma della comunità di cittadini di cui per lui lo Stato doveva essere l'espressione. Questo è per dire quanto, pur chi non la conosceva Maria Teresa, attraverso la sua opera ha potuto dire di lei. Per continuare, come da programma, più tardi seguirà il dibattito sulla tesi da parallelismo tra Passaggi in ombra ed altre opere della letteratura meridionale. Riteniamo che sia una tesi interessante perché in tutti questi romanzi è comune il senso della famiglia, dei complessi interiori, e si sente quasi il calore delle passioni più travolgenti, ma di questo se ne parlerà più tardi con gli autorevoli ospiti. A proposito, sono spiacente di comunicarvi l'impossibilità a partecipare dello scrittore di Alberto Bevilacqua, che mi ha telefonato dettandomi questo messaggio breve che vi leggo. Carissimo sindaco, mi addolora non poter essere con voi nel nome della Di Lascia e della sua opera, a cui ho dato tutta la mia stima e la mia partecipazione. Auguri cordialmente, Alberto Bevilacqua. Così anche per Bruno Zevi, che molto probabilmente ci sarà
se tecnicamente sarà possibile, in diretta telefonica con tramite la radio radicale, potremo ascoltare la voce e sentire quindi anche a distanza il suo pensiero, se sarà possibile. È possibile, quindi Raffaele La Capria, Roberto Pazzi e l'architetto Bruno Zevi, li sentiremo anche lo stesso stasera, non fisicamente ma attraverso il telefono, attraverso Radio Radicale. Per dare senso concreto a questa serata e soprattutto per dare un senso alla morte di Maria Teresa, noi daremo vita a un'idea creativa che si concentrerà in un premio letterario per giovani autori e che avrà cadenza biennale. Questa idea sarà sviluppata nel corso del dibattito. Ed infine vorrei ricordare che stamani è stata intitolata sotto libro del Consiglio Comunale a Maria Teresa di Lascia, una piazza del nostro paese. Vorrei concludere per lasciare spazio a tutti gli altri, senza però tralasciare un ultimo aspetto che sento particolarmente. Se stiamo qui stasera, in tanti e così tanto emozionati, non è certo perché assistiamo a una festa di piazza, ma perché creature di talento umano ed intellettuale, come Maria Teresa, come Giovanni Libertazzi, stanno dando a questo paese, forse immeritevolmente, un lustro ed una notorietà sicuramente pregevoli ed impagabili. Qui sono nati e qui purtroppo, dopo la loro prematura scomparsa, voglio sperare che faremo nascere attraverso i loro ricordi e i loro lavori nuove conoscenze e nuove coscienze più aperte alla crescita intellettuale e civile per tutti noi. Per dovere cito, perché è doveroso ma è anche un piacere da parte mia, i nomi dei componenti che hanno costituito il comitato per l'organizzazione di questa giornata: Lucia Castelli, Vellecco Gerarda, Castelli Ranieri, Caivano Virgilio, Castelli Giulio, Ramundo Maria Luigia, Cassano Altomare, Antonio Blasotta. Li ringrazio vivamente per tutto quello che hanno potuto fare insieme a me per organizzare questa stupenda serata. Un ringraziamento particolare alle imprese di Roccate Sant'Antonio che ci hanno aiutato a costruire il parco, all'impresa Corsina, all'impresa Pirinno, a Matarangolo Donato, alle associazioni, senza di loro non avremmo potuto fare tanto, alla Proloco, alla Terra e la Luna, a Punto d'Incontro. E un grazie particolare va a Antonio Blasotta, che questo evento lo ha vissuto sin dall'inizio con una passione ed un impegno veramente notevoli. Ringrazio un'altra volta gli sponsor, poi ci sentiremo, perché con le poche finanze del comune non potevamo fare tanto. Rinnovo a tutti i partecipanti ai dibattiti un grazie di cuore, un saluto ai familiari di Maria Teresa. Mi scuso con i cittadini, con tutti i cittadini di Rocchetta che hanno dovuto un po' sacrificarsi questa sera per dare un doveroso spazio ed ospitalità ai tanti convenuti. Spero capiranno. Permettetemi di chiudere questo breve intervento in una sola maniera, con un applauso alla nostra Maria Teresa di Lascia. Sono partita da Reggio Calabria, una città un po' più grande ma ugualmente troppo stretta per quegli anni, per una ragazza, come scrisse qualcuno malignamente, in cerca di evasione. Volevo scrivere, sono andata via, sono partita provocando traumi anche alla mia famiglia. E poi altra cosa che mi avvicina a Maria Teresa, sono stata prima di lei nel Partito Radicale, prima di lei per ragioni anagrafiche, e ho partecipato alla campagna
femminista che le donne del Partito Radicale riuscirono ad ottenere da Marco Pannella, e parlo di Wanda Rocelli, di Adele Faccio, Wanda Eugenia Rocella, e io scelsi di fare una campagna elettorale nel Sud, perché credo che queste due condizioni, essere donna, essere meridionale, continuano a produrre, con la loro sofferenza, a produrre qualcosa di qualità altissima nel caso di Maria Teresa. Volevo quindi presentarvi questo primo dibattito in cui le sfaccettature della personalità di questa ragazza che ho incrociato senza conoscerla, perché lei approdava al Partito Radicale quando io avevo esaurito la fase del mio impegno politico, come l'hanno conosciuta gli amici di Rocchetta, il paese dove è nata, come l'hanno conosciuta gli amici di Napoli dove ha studiato e dove ha incontrato, credo, il Partito Radicale, come l'hanno conosciuta gli amici di Roma. Cominciamo dal suo paese natale, da questo paese. E per primo è un compagno di estati, me l'ha detto lui, di vacanze e di scuola in parte, vero? No, no, di scuola no, solo compagno di vacanze, nonché personaggio entrato, credo, neonato nel libro di Maria Teresa, no, o i tuoi fratelli, sì. Ecco, perché il figlio del famoso Sciarmano, che è uno dei ritratti virili più straordinari che Maria Teresa fa nel suo libro, che dimostrano quanto lei avesse tenuto dentro la pancia tutto questo sud che sembrava avere abolito. Ed ecco Mario Acquaviva. No, volevo rettificare alcuni. Capisco il motivo di questo. Volevo rettificare alcune cose. No, io ho trascorso. Io vivo a Milano, innanzitutto, ma ho trascorso appunto i primi 10 anni della mia vita qui a Rocchetta e abitavo proprio sotto la casa di Maria Teresa, quindi cioè, in questa palazzina ai margini del paese allora, vivevamo lì tutta una serie di ragazzini e poi appunto ho vissuto tutte le mie vacanze scolastiche degli anni appunto dell'adolescenza. E pensavo che lei mi facesse delle domande, però io vado avanti. No, le spiego. Posso parlare, perché il mio mestiere è di cronista. Sì, io quindi voglio dire, adesso ho trascorso, sono cresciuto, si può dire, insieme, ho avuto anche la fortuna, perché io ero un ragazzino sofferente, come tutti i bambini venuti dal sud, la condizione appunto, soffrivo molto la condizione di trovarmi lì a Milano ed era assolutamente necessario da parte dei miei genitori spedirmi a Rocchetta, perché sennò commettevo qualche sciocchezza, insomma. Avevo la fortuna che a volte proprio Leonardo Di Lascia, papà di, che faceva allora il rappresentante di commercio, qualche volta mi passava a prendere e mi portava lì e si prendeva di cura di me direttamente Ida, a volte la mamma di Maria Teresa. Quindi io arrivavo a Rocchetta e la cosa, entrare in quella porta dove sopra c'era scritto Ida Ricciutelli Ostetrica, c'è ancora scritto adesso, era come entrare nella porta del paradiso, perché primo perché ero Rocchetta, secondo perché stavo con i miei amici più cari e credo anche perché quella famiglia in particolare aveva, secondo me, una grandissima ricchezza, proprio perché era una famiglia diversa, dove c'era una donna assolutamente diversa, che era Ida Ricciutelli, la mamma di Maria Teresa, questo sì, lo sappiamo tutti, viene fuori anche dal libro, Ida è Anita appunto nel libro e quello che si dice nel libro è vero, no? Rispetto alla sua condizione di donna, di ragazza madre, eccetera. In quegli anni a Rocchetta ci voleva, secondo me, un grandissimo coraggio,
a vivere questa condizione. E io vivevo questa diversità, percepivo questa diversità come una ricchezza incredibile, mi arricchiva oltretutto stare in questa casa. Non saprei che dire. Rispetto a Maria Teresa, io credo che si sia detto tutto, che sia immerso tutto quanto, anche rispetto a quel periodo. Lei era l'esatta prefigurazione di quella che poi è stata. Il suo carattere. Il suo carattere, se ne sono dette di tutti i colori. Quindi, voglio dire, lei effettivamente era una rompiscatole, diciamo così. No, sto scherzando. Era una persona che metteva una certa soggezione. Il confronto con lei era terribile. Era terribile in quanto esigeva il meglio dalle persone, con durezza, rigorosa. E quindi a me in particolare proprio mi atterriva, ma mi arricchiva allo stesso tempo, perché lei si poneva problematiche che io non mi ero ancora posto, si faceva domande che io non mi ero mai posto, e quindi esigeva queste cose, no? Ti coinvolgeva in questo suo essere avanti, questa sua tensione di crescere in fretta, direi. Che giochi facevate insieme? Giochi da maschio? Scusi? Perché ancora, credo, 20 anni fa, 30 anni fa, le bambine giocavano, certo, più con le bambine, e c'erano, sì, le bambine maschiacce. No, Teresa viveva poco, io non me la ricordo tanto giocare. Non me la ricordo. Lei era un po' marziana in questo. Si poteva fare con lei le cose che piaceva fare a lei, cioè, quindi io me la ricordavo così. Ho dei flash, lei davanti ai libri aveva un modo di consultarli velocissimo, qui catalogava, secondo me giudicava immediatamente questo sì, questo no. Con lei ci univa una passione particolare per la musica, perché poi ho fatto anche il musicista nella vita, e mi ricordo per esempio che una Maria Teresa che mi, io suonavo la chitarra e voleva a tutti i costi che io riuscissi a suonare le canzoni che le piacevano. Mi ricordo, era giovanissima quando ha fatto questo, che mi ha insegnato una delle canzoni più belle che ci siano, e di cui lei aveva trascritto il testo, che è Reginella, la famosa canzone napoletana. Con lei, un po' più avanti, io frequentavo il liceo a Milano e già facevo politica, tra virgolette, nel senso che facevo quello che facevano tutti, e però comunque facevo parte della commissione artistica, si chiamava così, del movimento studentesco, cioè facevo canzoni popolari, queste cose. Tornai un'estate a Rocchetta e la coinvolsi col copione dello spettacolo, e la coinvolsi in questa cosa, facevo una settimana di prove, e in una delle pochissime feste di novità che si ricordino mai fatte a Rocchetta, ci siamo esibiti insieme, c'è anche una documentazione fotografica in cui Maria Teresa credo stia leggendo quello che allora era un libro che andava molto, le poesie di Bertolt Brecht, declamava mentre io cantavo queste canzoni che andavano da Bella Ciao a Maremma Mara, insomma. E quindi un analogo sentire rispetto alle cose che stavano succedendo fuori, cioè, sicuramente eravamo di sinistra, ovviamente, e io ricordo una cosa, così, una piccola profezia, anche se la strega era lei, che l'avevo fatto, perché avevo intuito e gliel'avevo detto, lei appunto avrà avuto 18 anni, studiava ancora alla Cedonia, che secondo me lei sarebbe diventata una radicale, perché avevo capito chi erano un po' sti radicali che si affacciavano, e c'erano delle analogie rispetto al suo modo di sentire, al suo modo di intendere, no? La politica mischiata ai fatti privati, alla qualità della vita, cioè, era un modo di percepire questa cosa, e gliel'avevo pronosticata, e due anni dopo, quando lei poi si è trasferita a Napoli, è accaduto che lei è diventata quella che ha cominciato questo percorso incredibile che tutti sappiamo. Grazie a Mario. Prego. E...
passare ad un compagno di scuola, credo, di liceo a Macedonia, sì. Che è Michele Marano. Sì, beh, in pratica io ho conosciuto Maria Teresa già da bambino, ovviamente. E mi allaccio già a quanto ha detto Mario prima, già da bambina Maria Teresa aveva una dote particolare che la caratterizzava poi chiaramente per la sua diversità, intanto per la notevole intelligenza e poi perché aveva una dote, una sensibilità spiccatissima, sensibilità che poi naturalmente ha caratterizzato un po' tutta la sua esistenza. A questo proposito voglio ricordare che proprio per queste sue particolarità, durante il corso di studi delle elementari, Maria Teresa fu scelta tra tutti gli alunni, appunto, per recitare un dialogo in una trasmissione radiofonica regionale. Non ricordo purtroppo il titolo e quale fosse questa trasmissione, naturalmente suscitando un po' l'ammirazione di tutti, intanto per la sua sicurezza, e probabilmente forse era un segno premonitore di quello che sarebbe stata poi nella sua vita futura, soprattutto come conduttrice di trasmissioni a Radio Radicale. Successivamente poi, chiaro, ho potuto ampliare un po' la sua conoscenza, soprattutto quando dopo la sua parentesi di studi fatta a Pordenone presso una sua zia, decise di appunto venire a frequentare il liceo ginnasio di Macedonia. E quindi iniziamo naturalmente un rapporto di studio, che poi pian piano è diventato un rapporto di amicizia del tutto particolare. Ci ha legato un po' la complicità, ci proteggevamo naturalmente a vicenda, quindi una cosa che è un po' difficile da spiegare, una cosa che comunque mi ha coinvolto moltissimo, che ha caratterizzato tutto quel corso della mia vita, che è stato per me molto molto importante. Durante lo studio ovviamente la cosa che mi impressionava di lei era soprattutto il fatto che aveva una rapidità di sintesi, e di collegare i vari aspetti della materia che stavamo trattando. In particolare ricordo che lei aveva una particolare predilezione per i classici della letteratura italiana, latina e greca, che poi naturalmente sono diventato il serbatoio da cui lei traeva proprio quella linfa vitale per procedere poi ad argomentazioni più ampie, argomentazioni che interessavano un po' tutto, dalla religione, dalla filosofia, alle problematiche del nostro vissuto quotidiano ovviamente. E beh, erano delle ore intense, veramente intense di comunicazione, di partecipazione emotiva, che poi credo abbia un pochino caratterizzato quelle che sono le pagine più belle del suo libro, quando appunto lei si presta a fare delle considerazioni personali. E considerazioni che naturalmente mettevano sempre, comunque, al centro del suo interesse l'uomo. Era importante per lei capire la psicologia dell'uomo. Mi ricordo che sapeva conoscerne i sentimenti più profondi, talvolta riusciva addirittura ad anticiparne gli eventi. E vorrei ricordare, questo è un ricordo chiaramente che appartiene alla mia storia personale, un giorno doloroso per la mia vita, della morte di mia madre, era un po' di tempo, non ci sentivamo più con Maria Teresa, era da tanto che non la sentivo. Quel giorno improvvisamente squillò il telefono a casa e mi chiamò dicendomi: che è successo a tua madre? Lei aveva questa profonda sensitività, sapeva veramente, somatizzava le cose, mi diceva: oggi mi sento male, non riesco a capire perché. Le spiegai che insomma quel giorno purtroppo era scomparsa mia madre, quindi ripeto, aveva questa forte emozione che veramente riusciva a coinvolgere, insomma riusciva a darci qualcosa.
Oh, dunque, è chiaro che Maria Teresa è stata un po' la donna che è andata sempre un po' fuori dai soliti schemi ideologici, ha sempre cercato comunque di dire la verità, anche quando la verità era molto difficile da accettare. Chiaro, per questo suo aspetto inizialmente fu un pochino ostile ai nuovi compagni di scuola, però pian piano aveva una tale nobiltà d'animo, una tale disponibilità verso tutti, che queste incomprensioni iniziali naturalmente sono iniziate a scomparire. Divenne quindi per forza di cose, era scritto nel suo codice genetico che diventasse il centro catalizzatore di tutto, chiaramente era al centro delle nostre iniziative, seppe comunque stimolare le discussioni che si facevano a scuola, ruppe un pochino anche quello che era l'andamento un po' compassato e abituale delle lezioni, sempre con argomentazioni opportune, sempre stimolando il dibattito. Addirittura mi ricordo che si fece promotrice in quell'anno di un giornalino di istituto. Naturalmente è un giornalino che comprendeva un po' tutto, chiaramente parlava un po' di tutte le problematiche. Purtroppo è un giornalino che non ebbe una breve vita, proprio perché Maria Teresa in quell'anno fece conseguì la licenza liceale facendo il secondo e il terzo liceo insieme, quindi in un anno solo purtroppo andò via, ci lasciò un pochino disperati, perché chiaramente per noi veniva a mancare quello che era uno stimolo creativo che era inesauribile, ovviamente. Quindi decise, infatti avevamo voglia di iscriverci entrambi in medicina, purtroppo lei si iscrisse l'anno prima, andò a Napoli, poi naturalmente io credo che sarebbe comunque diventata un ottimo medico, anche se secondo me avrebbe potuto eccellere in qualsiasi disciplina, se appunto poi la sua passione politica non l'avesse presa così travolgentemente. Lei aveva fretta di spiccare il volo? Beh sì, Maria Teresa era di sopra delle parti, era normale, era normale che fosse così. Oh, volevo aggiungere un appendice. Naturalmente nei suoi compiti di italiano era fuori concorso, cioè insomma non c'era votazione, i professori erano addirittura imbarazzati ad esprimere comunque un giudizio, quindi questa la dice lunga poi chiaramente. Certo. Grazie. Ora Maria Antonietta Ippolito, che è anche una cugina di Maria Teresa, è vero, e Maria Antonietta mi ha chiesto, e io credo che saremo tutti d'accordo, di poter leggere per non farsi sopraffare dall'emozione. Prego. Grazie. Buonasera a tutti e un benvenuto a tutti gli amici venuti da fuori. Chi mi conosce bene sa che non ho difficoltà alcuna nella parola, ma sa anche che sono una persona molto emotiva. E così stasera, col timore di essere sopraffatta dalla commozione, ho avvertito la necessità di scrivere queste mie brevi considerazioni. Come ha già detto mio marito, questa è una serata che per tutti sarà sicuramente emozionante, ma per altri, come noi, sarà ricordata soprattutto come un grande momento tratteggiato e attraversato da tanti sentimenti. Quando, durante la fase organizzativa di questa imponente manifestazione, mi fu chiesto da zio Narduccio e da Franco di portare anche la mia piccola testimonianza su Maria Teresa, io espressi subito le mie perplessità. Non volevo partecipare, perché non mi piace l'idea di apparire una presenzialista, ma non volevo soprattutto dare l'impressione di essere in un certo qual modo invadente. Ho parlato a lungo con Franco di queste mie titubanze, e alla fine, con affetto e devo dire con determinazione, mi ha convinta ad essere qui. Poi però, in un secondo momento di riflessione, ho capito fra le righe dei nostri discorsi che l'essere qui per noi, per me, poteva avere anche un altro significato, e vorrei spiegarlo. Io sono una persona che per una sciagurata coincidenza ha visto e ha dovuto subire, impotente e lacerata, come Franco, come Tonino,
alla morte innaturale e per me ancora inaccettabile di due dei nostri fratelli più piccoli. Quindi mi sono detta, oltre alla parentela e all'amicizia antica fra le nostre famiglie, ora ci lega anche questo sottile ma fortissimo filo di dolore che sentiamo uguale, che viviamo uguale e che ha segnato e cambiato per sempre tutti gli itinerari interiori delle nostre vite. So anche, perché l'ho già vissuto poco tempo fa, quanto costi emotivamente il presenziare a queste celebrazioni. E così, per solidarietà e affetto sincero, io stasera cercherò di ricordare brevemente la mia Maria Teresa. Come ho più volte detto, la nostra frequentazione più assidua risale ai tempi dell'adolescenza, ai tempi del liceo di Lacedonia e di un anno a Napoli d'università. I ricordi che ho di lei sono ricordi movimentati, così come movimentata ed eclettica era la sua personalità, così come fluttuante ed agitata è tutta quella fase di età che noi attraversavamo facendo e disfacendo mille progetti. In cui le piccole trasgressioni che ci concedevamo ci sembravano necessarie per forgiare i nostri caratteri, dove le fantasie più ardite diventano formule di vita realizzabili quasi a costo zero. Lei, ho letto sui giornali, diceva: una lite non la si nega a nessuno. Beh, credetemi, noi di litigate ce ne siamo negate ben poche. Poi però, un po' per indole caratteriale, un po' per eredità genetica, la rabbia sbolliva e si stemperava senza che neppure noi ce ne accorgessimo. Le litigate erano comunque, per così dire, per Maria Teresa, un complemento quasi necessario per capire il vero e più intrinseco senso del rapporto instaurato con gli altri. Insomma, apparivano quasi una forma di verifica. Inoltre, Maria Teresa possedeva, come pochi, il fascino e la bellezza dell'intelligenza, e questo particolare, che non appartiene a tutti, rendeva ogni rapporto con lei qualcosa di sicuramente non ordinario. Quando arrivai a Napoli per il mio primo anno di università, ricordo dei momenti con lei di grandissima esaltazione. Ci si sentiva ormai adulte, libere. Momenti di grande complicità e anche di allegria. Poi la sua appassionata scelta politica, che io chiamerei piuttosto vocazione politica, la portò a Roma. Durante le sue permanenze estive a Fiuminata, paese di Ida, sua mamma, ci siamo scritte delle lettere. Non erano mai banali, mai noiose, ma sempre piene di vita e di mille progetti. Spesso ci scambiavamo anche opinione su libri che leggevamo e per scherzo ci davamo i nomi delle protagoniste che più ci erano simpatiche. In una lettera, fra le più care che ho, mi chiede come mai io non provi il desiderio di andarmene via da Rocchetta. Rocchetta così amata, ma anche così castrante, troppe volte pettegola e cattiva. È vero. Noi rocchettani amiamo visceralmente le strade di questo paese, la terra di questo paese, le case, il castello, le fontane, ma non riusciamo ancora a conoscere appieno il concetto di rispetto e di amore sincero e onesto fra noi stessi. I pregiudizi che Maria Teresa così tanto detestava, così come la mancanza di tolleranza, spesso soverchiano la sensibilità e la contadina nobiltà di animo che comunque sappiamo vivono in ognuno di noi. A volte queste prevenzioni gratuite sono purtroppo il solo collante che tiene uniti negativamente i nostri rapporti sociali. Io voglio sperare che una serata come questa, organizzata con grande cuore, ma anche con grandi sforzi da parte di tutti, non resti in uno sperduto angolo della nostra memoria, ma che sia un serio momento per riflettere su un concetto che trovo pertinente e in perfetta sintonia con questa celebrazione dedicata a Maria Teresa. Non aspettiamo di vederci morire per onorarci, ma cerchiamo di amarci e tollerarci soprattutto quando siamo ancora vivi. Sinceramente io credo sia più onesto, soprattutto per quelli che non ci sono più. L'ultima volta che ho visto Maria Teresa è stato a Roma, nell'ingresso dell'ospedale Gemelli, dove è andato a morire mio fratello Peppe. Ringrazio. Ci siamo abbracciate forte, un abbraccio che valeva un milione di parole che forse non ci dicevamo da tempo.
dopo qualche mese l'ho sentita al telefono. La chiamavo e mi chiamava da Roma. Lei stava già male. Ci eravamo messe d'accordo per una mia visita a casa sua e nell'ultima telefonata, ricordo benissimo, mi diceva con una voce stanca e per me irriconoscibile che mi aspettava. Mi disse: vieni presto. Io sono partita e il triangolo Rocchetta Roma Fiuminata si è concluso qui, in questo ultimo paese, in un piccolo cimitero verde e silenzioso come questo nostro. Non ho fatto in tempo a raggiungerti a Roma da viva. Adesso, Maria Teresa, ovunque tu sia, fra le stelle di stasera o la luce di domani, io ti abbraccio forte. Ciao, Maria Teresa. Credo che dobbiamo tutti ringraziare Maria Antonietta, perché ha detto: non aspettiamo di non esserci più per onorarci. Questo vale a Rocchetta, tra i suoi 2000 abitanti, come a Roma ed altrove. Vorrei ora far parlare Mimmo Pinto, che ci racconterà Napoli e Maria Teresa ed io. No, dopo il saluto della cugina è un po' difficile. Io credo che stasera uno degli omaggi più belli che si possono fare a Maria Teresa sarà quando sarà il concerto di Consiglia Ricciardi, che è bravissima e che mi invito a restare per ascoltare, che Maria Teresa amava molto le canzoni napoletane. Le piacevano molto queste canzoni, le cantava in macchina quando poteva, quando si spostava con gli amici. Io trovo banale per me qualsiasi cosa io possa dire stasera di Maria Teresa. Penso forse che le cose migliori che riusciremo ognuno di noi a dirle saranno i silenzi. Quando al posto delle parole ci saranno i pensieri, quelli che stanno dentro, che a volte non si dicono per pudore o per qualsiasi altra ragione. Io volevo molto bene a Maria Teresa perché Maria Teresa mi voleva molto bene. Può sembrare strano, io l'amavo molto perché lei mi amava, perché era in grado sempre di farmi capire che mi voleva bene. E lei aveva un modo particolare di voler bene. Ti dava il bene quando tu avevi bisogno di bene. Era molto attenta con le persone, con ciò che attraversava le persone. Ciao Marco. Quasi come con un gesto regale, di chi non lo dà facilmente o quotidianamente, ma te lo dà, guarda caso, proprio nel momento in cui ne hai bisogno. E a me è successo che mi sono accorto di voler molto bene a Maria Teresa e che lei davvero mi voleva bene, dei mesi, dei giorni in cui io avevo bisogno di bene. E lei è stata una delle persone che ha capito che io ne avevo bisogno. Maria Teresa aveva molte doti. Lei aveva la capacità della comprensione. Lei riusciva a comprendere in modo lucido le cose, le persone, i sentimenti. Però a differenza di molti che comprendono solo, lei aveva un'altra grande dote: la condivisione. Lei riusciva a manifestare in ogni azione della sua vita di avere non solo comprensione, ma condivideva il bene, l'azione, il gesto politico, lo faceva diventare un momento di grande comunione. E questo è un merito che poche persone hanno, quello di saper condividere o le gioie o innanzitutto i dolori delle persone che ci stanno intorno. Comprendere è facile, condividere è molto più difficile. Io in questi giorni, un po' preoccupato
per questo invito di stasera, ho chiesto a molti che conoscevano Maria Teresa, cosa diresti tu di Maria Teresa? E una mia amica, quasi per scherzando, mi ha detto: Maria Teresa è una che mi apriva la coscienza. Lei apriva le coscienze, aveva una capacità di entrarti dentro, di dirti anche delle cose che lì per lì un po' ti facevano arrabbiare, ma che poi si dimostravano vere, giuste, ed erano sempre un buon consiglio, una buona previsione, una giusta previsione. Maria Teresa sapeva fare politica. Lei ha avuto il merito di essere conosciuta come scrittrice innanzitutto oggi, però Maria Teresa era una che sapeva fare politica. Ve lo dice uno che ha la presunzione di saper fare politica a volte, ma spesso no, e che però sa capire le persone intorno, specialmente quelle che fanno politica. Maria Teresa era un grosso animale politico, era di un'intelligenza sottile, riusciva ad entrare fino in fondo nelle questioni e a razionalizzarle e a renderle visibili ed a renderle anche accettabili. C'è un luogo comune che spesso sento su Maria Teresa, quello del suo caratteraccio. Io ho voluto bene a Maria Teresa per il carattere che aveva. Penso che non avesse un pessimo carattere, un brutto carattere, come molti hanno detto. Aveva un gran bel carattere, perché riusciva a dire pane a pane e vino a vino. Riusciva a darti amore, a darti sorrisi, ma a dirti anche le cose che secondo lei non andavano. Maria Teresa, da quello che io ho capito nel libro, il suo rapporto con la terra, il sangue, forse dico una cosa, ma lei non si incazzerà, perché non era femminista, era una che sapeva lottare per i diritti di tutti, anche per le donne, ma non era una femminista, anzi. E quindi, se mi allargo un poco, sicuro a lei non faccio torto. Lei per me aveva una cosa che per me è importante, forse come maschio del sud, non lo so, era materna, in un modo incredibile. Maria Teresa non ha avuto figlia, ma Maria Teresa è riuscita ad amare persone, cose, campagne, ideali, azioni da fare con un senso materno, ma non in quello materno tradizionale e classico, no? Della mamma che ti di, della madre che è in grado di mandarti a quel paese, che solo lei però ti può dire certe cose che forse da nessuno ascolteresti, e la capacità di condividere che lei aveva era un gesto di materno. Io adesso che non c'è più la vivo come un'occasione perduta. Penso che Maria Teresa fosse proprio un gran pezzo di terra che poteva far germogliare e contenere tantissime cose. Voi di Rocchetta oggi le state rendendo onore, probabilmente, e forse vi state anche rendendo onore, perché una vostra concittadina è diventata famosa e ha reso famoso il vostro paese. Probabilmente, io che sono anch'io del sud, scatto una strana sensazione, quando una persona muore vengono i sensi di colpa, o spesso succede in modo banale che sembra che se ne vanno sempre i migliori, no? O le doti migliori escono quando una persona non c'è più. Questo è uno dei casi in cui davvero se n'è andata una delle migliori. E poi ci sono i sensi di colpa per non averla conosciuta bene, semmai per non aver sfruttato quella strana occasione che il destino ti aveva dato per amare una persona che poi era così di grande valore, di grande significato. Non abbiate sensi di colpa per ciò che non avete potuto dare o prendervi allora da Maria Teresa. Maria Teresa ragionava in un altro modo, lei consegnava delle opportunità, e con questo libro ha consegnato anche a voi un'occasione, un'opportunità, non di amarla, non di onorarla, forse anche questo, ma di capirvi, possibilmente forse di amarvi voi stessi, o di conoscervi un po' di più attraverso
ciò che lei ha dato a voi e a noi. Se c'era una cosa che mi univa a Maria Teresa, era il suo essere donna del Sud. Maria Teresa ci aveva nella pancia, nel cuore, nelle viscere, nel sangue, la vostra, la mia, la nostra storia. Non ha mai, molte volte le persone che vanno via o sono mosse da una strana ricordo demagogico, no, del proprio paese. Gli italiani di Broccolin, no, c'hanno San Gennaro, i fascisti, la testa di Benito Mussolini, no, delle cose che non ci sono più. O poi a volte si ritorna un po' con la puzza sotto il naso, soltanto quasi per farsi una rinfrescata di qualcosa che c'era e non c'è più. Maria Teresa non aveva lasciato niente di ciò che aveva quando era donna del Sud, se l'è portato tutto appresso, nemmeno per un attimo. L'ha messo in qualche cassetto, in qualche valigia. Non c'è nessun mobile a Rocchetta in cui si potrà trovare un giorno qualcosa dell'essere meridionale di Maria Teresa che Maria Teresa aveva lasciato lì. Se l'è portato tutto appresso, non aveva nascosto niente. Ed era una donna del Sud capace di capire i problemi del Sud e gli umili del Sud, le vere questioni di questo nostro paese. E quindi amatela o ricordatela o sfruttate questa occasione, cercando di capire come queste terre, queste storie che lei ha descritto, sono le vostre storie, le mie storie, le storie del Sud, e di come il modo con cui lei ha viaggiato con la sua penna, con la sua macchina da scrivere, con la sua scrittura attraverso le nostre terre, sfruttate questa occasione che Maria Teresa vi ha dato e ci ha dato. Io non voglio aggiungere altro. Con Maria Teresa non si barava mai. Io, che sono un gran figlio di mignotta, come si dice a Roma, che riesco spesso a cavarmelo con qualche bugia, con lei ero scoperto. Non potevo dirle sciocchezze. Mi leggeva in faccia. E io spero di rincontrare persone come Maria Teresa, ma sarà difficile. E comunque ce la portiamo dentro. Un anno è lungo, se penso a quante volte Maria Teresa mi è mancata. O a quante volte avevo voglia di parlarle, sentire la sua voce, e questo non poteva succedere. Però un anno è anche breve, perché mi sono accorto che molte volte Maria Teresa c'era, pur essendo andata via. E quindi sono contento per lei, per come è andata la sua vita, per come è andata la sua storia. Non so se arriva ancora bisogno di fare altre cose o è andata via proprio perché aveva già fatto tutto. Maria Teresa ci ha stupito e poteva continuarci a stupire. Però posso dirvi che ha usato fino all'ultimo minuto della sua vita nel migliore dei modi, vivendo fino in fondo la sua vita. E era talmente strana che quando sono andato a trovarla parlava molto a bassa voce, stava male, e mi aveva chiesto come stavo, se io mi ero innamorato. Che tipo che era? Voglio ringraziare a nome di voi Mimmo, perché ha detto due cose importanti secondo me. Una, il senso materno di Maria Teresa. Io credo, leggendo il suo libro, che è l'unica cosa attraverso cui l'ho conosciuta, che Maria Teresa mettesse al mondo creature nuove, aiutasse a mettere al mondo le persone a cui teneva, così come sua madre aiutava materialmente a far nascere i bambini. Questa madre con cui c'è stato questo rapporto simbiotico che lei nel libro ci racconta. E poi me l'ha fatta sentire vicina questo suo portarsi dietro il Sud, che molto spesso molte meridionali, specialmente se donne meridionali evase tra virgolette dal Sud, tendono a nascondere per omologarsi a qualche cosa di più moderno, sempre tra virgolette. E d'altra parte non avrebbe mai scritto un libro come questo se il Sud non le fosse stato dentro come una passione e una malattia, come a tanti di noi. Vorrei ora sentire Sandro Dionisio.
Allora, da dove cominciare? Maria Teresa per me è stata la compagna di viaggio, compagna di partito, insomma, tutta la strada più o meno che ho fatto fino ad ora, in gran parte da quando ci siamo conosciuti, cioè nel 77, l'ho fatta con lei. Quindi è molto difficile, insomma, direi per me quasi impossibile trovare le parole, però proviamoci, insomma. Per me Maria Teresa era soprattutto la lingua, era quello che diceva anche Mimmo, era il ventre materno della parola, cioè noi parlavamo moltissimo, ci abbuffavamo di parole. Tutte le nostre lunghe, interminabili serate passate insieme erano all'insegna della chiacchiera, di quello che a Napoli si chiama l'inciucio, forse pure qua, credo. Inteso nel senso per noi nobile della parola, cioè di indagine sulle persone, sull'animo delle persone, che poi spesso appunto Maria Teresa si trovava, come è stato detto, ad aiutare con la sua intransigenza, con la sua verità, col suo amore della parola, per l'appunto. Quindi per me Maria Teresa è questo, è lingua, è bocca e stomaco anche, perché come ha detto Mimmo era molto nutrizionale, questa è una parola che mi ha insegnato lei. Lei credeva nell'amicizia come in un fatto nutrizionale. Lei mi ospitava, lei mi dava da mangiare, e questo è stato sempre così, dal primo giorno che l'ho conosciuta fino alla fine. Potete immaginare quanto è stato per me comodo, bello, appunto, avere qualcuno che fosse appunto un rifugio così comodo, così caldo e anche così alieno dalle verità compiacenti. Ecco, la cosa bella di Maria Teresa, io sono d'accordissimo con Mimmo, non è vero che Maria Teresa aveva un caratteraccio, lei diceva spesso che il carattere è il proprio destino e che lei forse anche della propria fama di cattivo carattere avrebbe penato. Ecco, io trovo che il carattere di Maria Teresa è il carattere a cui io personalmente aspiro di arrivare, se mai ci riuscirò, cioè aveva la forza e l'intransigenza di scavare dentro le verità che tu le consegnavi e di ridartele senza veli, senza ipocrisie. Se questo è il cattivo carattere, mannaggia, a me insomma non mi riesce di avere questo bel cattivo carattere di Maria Teresa. Questo giusto perché credo che a lei avrebbe fatto molto piacere sentire Mimmo che ricordava questa cosa di lei, insomma, questo suo avere un carattere, forse questo era il problema. Maria Teresa aveva un grande carattere e anche una grande generosità che metteva spessissimo a disposizione degli altri. Poi cos'altro dire? Appunto, lei ha rappresentato un po', come dire, lei amava molto una poesia di un poeta greco che si chiama Cavafis, poi lo sentirete forse anche in un video, in un piccolo omaggio che ho fatto per lei, che diceva che Ulisse è così perché c'è stata Itaca e non il contrario. Quindi mi sembra bello ricordare questo amore di Maria Teresa per questa poesia di Cavafis proprio qui a Rocchetta, che probabilmente tra buone e cattive sorti è stata l'Itaca, è sicuramente l'Itaca di Maria Teresa, e chiunque abbia amato Maria Teresa e oggi si sia trovato a venire a Rocchetta lo ha riconosciuto, lo ha visto nei colori, nella struttura, nell'architettura delle case, appunto in quella che Mimmo definiva il sud che Maria Teresa si portava dentro. Ecco, allora per me